Tutti, che faccia che c'ho, mamma mia! Buonasera, benvenuti nel nostro canale. È vero, amore? Iscrivetevi al canale che mancano davvero pochi, pochi iscritti a 500. Quindi ai nostri primi 500. Penso a una quarantina. Speriamo che per Halloween riusciamo. Bella, fare cifra tonda. Chissà. Allora, sì, oggi siamo stati a Lidl a fare un po' di spesa perché non c'era quasi niente da mangiare, più che altro E per anche questo la bimbo. cinesi ha portato quello, il Siamo catalano andati ai cinesi, verde. si è preso questo carico. Questo è uno spoilerino, poi lo facciamo domani, però lo svuota la spesa dai cinesi, visto che è il tuo compleanno e abbiamo preso delle cose per fare la torta. Vero amore? Per la tua festa. Ok, non diciamo più niente, a parte il cappello da Joker. Quando te lo vuoi mettere questo cappello? Quando ti vestirai da Joker ad Halloween? Va bene. Guarda. Che ne dite? Sto bene? Sta bene. Sì, amore, tu sei bellissimo. Allora, facciamo vedere che cosa, nel frattempo che tu eri in piscina, cosa mamma e papà hanno comprato. Qualcosa anche per la festa di Halloween, tipo qualcosa che mancava. Amore, queste sono un po' pesantini. È una spesa mista, ragazzi. Due confezioni di, stavano così, vabbè, le abbiamo lasciate così, di Fanta che metteremo nel frigorifero, però questo lo metteremo nel frigo di fuori perché nel frattempo mi cola un po' il naso. Ecco, ho preso anche questa Coca-Cola che non è la Coca-Cola, è la Coca-Cola dei poveri, si chiama Freeway. Bellissimo il nome, mi piaceva. Ho detto, beh, va bene, prendiamola. Avevo anche un'altra bottiglia di Eurospin, queste ne ho prese due. Poi, questo che cos'è? La birra per mamma! Ho trovato la birra al Lidl di mamma. Questa è, amore, questa è la Guinness. E questa. Andiamo a mettere a posto quello. Sì, amore, mettila a posto. Dovrebbe essere la birra nera, perché l'altra volta l'ha presa, ma non era nera. E quindi secondo me ci sta. E mo, anzi, una me la metto, se me la vuole mettere Leon, speriamo che me lo vuole fare questo favore, direttamente nel congelatore, che stasera me la pappo. Leoncino, amore, vuoi mettere questo nel congelatore, qui nel freezer? Grazie, mamma, che bambino servizievole. Sì, sotto, amore, sotto. E poi ho preso una bottiglia di ginger. E teniamola. Questo è tutto per la festa. Le birre non per la festa, queste sono solo ed esclusivamente mie. Tira, amore, per piacere, fai più forte. Insomma, 10 anni. E niente, questo il ginger. Quindi due di Coca-Cola, qui c'è l'altra, eccola qua. Di Freeway. Non l'ho mai bevuta. Boh, chissà com'è. Chiudi, amore, è più forte, chiudi bene. Non me lo scontri. Dai, chiudi bene, alza. Dai. C'è un po' di ghiaccio forse da sbrinare. Va bene, tu vieni qua e mamma va a chiudere il freezer. Se no adesso fai scongelare tutto. Però non è giusto che tu a 10 anni, mamma, non devi sapere fare queste cose, Hai bloccato. non è vero. È solo che si muove. Lascia, lascia, abbiamo già fatto vedere quello. Siediti. Adesso facciamo vedere questo. Allora, questa è stata la merenda per mamma. Ed è questa qua, queste mini, come l'altra volta, quando vado a Lidl, mini tipo conchiglie con la crema di gianduia, e domani c'è la colazione. Me ne sono prese due, una che mi sono mangiata nel pomeriggio e l'altra per domani mattina. Un mazzolino di fiori! No, che cos'è questo? Un broccolo. Un mazzolino di broccolo. Un C'è un po' di broccolo feta. si tratta. Me li mangio, si tratta, sì. Papà ha preso questi, che sono tipo salatini, snack day, bastoncini salati. Io non impazzisco, però se ce li ho davanti, uno tira l'altro. Amore, ho preso questo che stava in offerta, 1,79 euro. Frollini fior di cioccolato, tipo le gocciole. Ok, amore, che a te piacciono. Vero, mamma? La pizza.
Hai sentito? Lo dico io, la pizza, cioè piadina e l'olio extravergine di oliva. Domani sera ce lo facciamo, amore, va bene? 1,19 queste. All'Eurospin sicuramente sarà aumentato pure là. Che cos'è questa? Simpacotti. Tipo i teneroni. Ma amore, questi sono gli hamburger di prosciutto cotto, va bene? Sì. Perché siamo un po' raffreddati? Da Lidl, mamma. Dove? A Lidl? Da Lidl. Allora, questo invece è la mortadella di pollo, come piace a Lion. Mi piace pure a me, però. Ecco, per la cena per stasera, vero amore? Pollo. Eccoli qua, i cordon blu. Ok amore, ce li mangiamo stasera. C'è il tacchino del pollo. Mamma, sono fatti così i cordon blu, le cotolette di pollo. Mi piace il tacchino. È come il pollo, è uguale. È come il pollo. Certo, i panini. Quindi stasera puoi decidere di farti il panino con la mortadella, il panino con il cordon blu, il panino con, come si chiama, l'hamburger. Di tutti di più. Allora, poi c'era già la linea deluxe, è da domenica, è da lunedì che parte, però io subito li ho trovati, erano già tutti esposti e potevo non prendermi, mi sono presa qualcosa al tartufo. La pasta fresca, si chiamano sacchettini al tartufo, li ho presi solo per me, perché a Luigi non piace il tartufo, però ho detto io me li prendo, cioè a pranzo poi resto sempre da sola. La faccia della goduria, che cos'è? Una sorpresa! Ciambella, chi l'ha presa? Mamma per te. Ok, la vuoi? Che ore sono? La puoi mangiare. Allora, mamma, continua a fare mamma vuota la spesa. Però tu devi prima andare a lavare le mani, mamma. Perché? Se no non la puoi mangiare. Poi, dicevo, della linea deluxe c'era anche, vuoi che non li prendo? Gli gnocchi ripieni al tartufo, mamma mia. Non so se farmeli proprio stasera, no, vabbè, dai. Raga, ho mangiato la polenta oggi a pranzo, quindi sicuramente questi qua me li faccio. No, domani no, perché viene papi a pranzo. Ora vedo. Però vabbè, settimana ci sarà tempo per mangiarmeli. E poi c'era sempre, vediamo la linea deluxe. Questa oggi mi sa che è un pochettino, ma la bagno. La salsa al tartufo, sono curiosa di, non mi ricordo se sì, sicuramente l'ho presa l'anno scorso. Sì, ma che cos'è ragazzi? Se la sente Luigi sviene perché non le piace, però a me piace tantissimo. Oh, guardate le mie unghie, nere, per a tema, no? Ok, poi vicino alle casse ho trovato questo, ecco perché volevi fare quelle... la salsa al tartufo, questi qua che sono buon per tutti con farina di legumi della Galbusera, una specie di crackers biologici con farina di tipo 2, semi di canapa, semi di canapa e lenticchie soffiate. Wow. Quindi riciclabile nella carta, il sacchetto, ma io qua non la faccio la differenziata, cioè abbiamo il bidone fuori ancora. Quando arriverà non lo sappiamo da queste parti, però. E quindi va bene, sempre meglio sapere che comunque può essere riciclabile. Che altro? Ho preso gli hummus, quello classico, era un'offerta a 1 euro. Quello al curry, questo anche con... questi, buonissimo, però poi ho detto poi lo prendo, lo tengo pure per lunedì, anche questo piccante, perché ci sono tortilla a non finire e quindi le salsine ci vogliono. Ma che anche un po' di quella del tartufo, no, è mia! Ho trovato ancora questi e li ho presi, pancake, buoni, domenica ce li possiamo mangiare a colazione o comunque, no, domenica c'è la festa a Lyon al McDonald's, quindi la facciamo là la colazione. I pancake li mangiamo domani mattina o li puoi mangiare? Lunedì li mangiamo, pancake di Halloween facciamo. Cosa sono i pancake di sempre Halloween? Alla cassa ho trovato questa cosa di Natale,
Guardate che carino! È una locomotiva! Ma quanto è bella! È un carillon! E si muovono proprio le cammina, se lo metti in una base. Carillon? Sì, carillon, guarda amore, aspetta, prima dopo lo faccio suonare, vediamo cosa c'è dentro. Ma proprio bello, poi c'è anche sul marroncino come colore, però questo mi è piaciuto tanto. Vediamo che c'è, sono tutti inscocciati. Se ci sono caramelle o cioccolate. Wow! Ci sono biscotti! Ah no! Tipo di marzapane? Come sono? Allora, se c'è una cosa che non mi fa impazzire, la pasta alle mandorle, il marzapane... Sono biscotti! Però c'è il cuore di cioccolato fondente, sì, c'è il nuovo cuore sotto. Ah no, questi sono ripieni, tipo fichi ripieni, non lo so, cannella, quelle cose là, beh, non tanto mi piacciono, abbassati amore. Però, bello, bello, carino, e poi comunque di latta, questo contenitore, ci possiamo mettere qualcosa dentro, qualche cioccolatina, qualche cosa di Natale. Anche le serie natalizie a volte per tenere, e questo è il suono. Visto che bello amore? Non si spegne. No, deve finire di la cordicina. Finita la spesa. I biscotti dove scocciano nel carillone? Guardate che bella. Nel carillone. Ecco, vedi, è finito, carillone. Ti piace amore? È bello? Se stava rossa l'avrei presa rossa, non c'era, c'era marrone e verde, perché tra l'altro il verde era l'ultimo e Luigi ha detto no, prendi quello, Leon, prendi quello verde. E insomma, carinissimo, anche come dei regalo, molto carino. Lo devi rompere prima del tempo? No. Ok, allora lascialo. Che non è proprio, proprio un gioco, è un carillon, mamma. Allora... la mia birra è al fresco, tra una mezz'oretta potrebbe essere pronta. Iniziamo a fare cena con il cordon bleu. Si spegne da solo. Certo, amore. Madò, scusatemi, sto un po' raffreddatina. Boh, dipende dal tempo. Va bene, e allora, con questa svuota la spesa Lidl, molto varia, tra linea deluxe, americana, e natalizia, e Halloween. Ah, Halloween, dove hai messo mamma i popcorn? Dove li hai messi mamma? Sì? Fuori li hai lasciati? A mangiarseli i cani? Corri, vai a vedere dove li hai messi. No, vabbè. E gli ho detto dammi una mano a prendere la, ecco, dicevo di Halloween, perché ho visto i popcorn caramellati che non ho trovato l'altra volta, anche se io non li faccio, cioè, a noi non piacciono, però gli ho detto li prendiamo perché magari a qualche bambino può piacere, a qualcuno lunedì se li può mangiare, e quindi li ho presi giusto per completare la spesa halloweeniana. E niente ragazzi, quindi questo è tutto, domani è il compleanno di Leon. Quindi vediamo se domani riesco a fare una serie di video, tipo un vlog, se riesco, perché ho la memoria piena piena piena. Leon, dove li hai messi? Non ci sono qui. Non ci sono. Dove li hai lasciati? Ragazzi, popcorn, se li troviamo. Non è che li hai messi nella tua stanza? È una balla di acqua della Eva, ecco, nella sua stanza. Voglio trovarli. Li stavamo dando per spacciati. Caramellati. Eccoli qua. Che forse sono un po' più buoni di quelli normali, visto che a me non piacciono nemmeno quelli. Cioè, non impazzisco. E niente, quindi con una barra di acqua, che poi 41 centesimi a bottiglia, cioè costa meno la birra del picco. E niente, e questi popcorn, finisce qui la spesa,
una quarantina di euro, abbiamo speso 46-47 euro. Non trovo la, dovrebbe stare la borsa allo scontrino, comunque i prezzi bene o male li conosciamo. Sì. E ci salutiamo, ci vediamo domani perché è il compleanno del mio bambino, è vero? No, sabato. Oggi è stato di Barbara. Sì, oggi è stato in piscina. Amore, sei stato in piscina oggi e che cosa ti hanno dato in piscina? Le cioccolate. Le cioccolate dove le abbiamo messe? Forse nel borsone della piscina. Sì. Sì, perché c'era il tavolino con le zucche, le cioccolate. Hanno fatto una specie di festicciola di Halloween. Dai, ci sta. Tutti gli anni lo fanno, anche l'anno scorso. Vabbè, anche a Natale mi sa che fanno qualcosa. Sì, Halloween e Natale. Va bene, ragazzi, quindi vi salutiamo. Con questo trenino carry on, è vero amore? Perché non è un giocattolo? Non è un giocattolo, ma è un carry on. Carry on non sono giocattoli proprio. E con questo sottofondo, sì, è tutto. Ci vediamo al prossimo video.